Buongiorno. Ciao Michelangelo, buongiorno Tibè, che faccia c'ho stamattina io? C'ho un po' una faccia da appena sveglia io. Ciao Leondina. Allora, Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io oggi sono con gli occhiali perché ieri ho fatto un corso di trucco alle 11, poi non c'avevo voglia di struccarmi, ho detto gli occhi quando mai più mi ritrucco così bene. E quindi ho lasciato l'occhio truccato fino a ieri sera e stamattina mi sono svegliata con un orzaiolo gigante. Perché se uno è scema si merita anche la punizione. Tibe, cosa fai? Vuoi entrare a fare un piccolo salutino? Sono una rompiballe, lo so. Sono nata rompiballe e morirò rompiballe. È così. Come va? Dove siete? La Stefanenko, Natasha, prima o poi lo facciamo anche con te comunque una diretta dove spieghi anche tu le tue ricette russe. Buongiorno, dottoressa Capua. Barbarella, buongiorno. Ciao. Allora, Come stai? Stefanenko mi chiede dove siamo. Natasha, Dove siamo. siamo? Allora, sei nelle Marche. Io sono a Milano e Roberta a Bologna, giusto? Giusto. Esatto. Ognuno a Allora, casa sua. oggi facciamo le ricette italiane con Roberta, poi ci sentiamo io e te, facciamo le russe con te. Sei messa gli occhiali, me li metto anch'io. No, ma sai perché? Perché sono una deficiente. Allora, ieri ho fatto un corso di trucco alle 11, ero ospite di Pupa Ho visto e... con lo smokey eye, sei fighissima. No, ma fighissima davvero, una roba che a me non è mai capitato. Davvero, dico Sì, lo davvero. so che te l'ho chiesto io, Natasha, sai che sono cazzona. E ieri quindi ero talmente figa con gli occhiali così che ho detto, ma perché l'abbiamo fatta alle 11 del mattino? Non potevamo farla alle 6 di sera, ieri sera c'avevo il dopocena mio online. E quindi ho fatto la cacata di rimanere truccata, solo gli occhi, tutto il giorno. Sono stata al sole tutto il giorno con gli occhi truccati e stamattina mi sono svegliata con un orzaiolo gigante. Ma è sole con gli occhi truccati, ma sei Sì, matta? una deficiente. Un È una po'. deficiente. Ma raccontami, come sta andando i tuoi incontri online? Mi avevi stuzzicata l'altra volta quando mi hai detto che ci sono persone interessanti. Hai trovato un fidanzato o No, possiamo cambiare discorso molto velocemente. Che mi si sta facendo rossa la pelle? No, non voglio parlare di questa cosa, guarda. no? No. No, non è la giornata giusta Guarda, mi hai già proprio. risposto, quindi va bene, sono a No, posto non è la così. giornata, non è proprio la giornata giusta di parlare di queste cose. Guarda, che mi sta venendo. La No, campana. anche La no, campana. guarda. Avevo già dei dubbi che ho detto la camicia jeans oggi fa un po' caldo. Ecco, quindi guarda, cambiamo discorso. Parliamo invece di Padre Pio e Pane Pinto. No, parliamo di cosa. Tu sei veramente tremenda, lo sai che sei veramente tremenda. Non è colpa mia, è colpa di uno che ci sta guardando online. A Natasha, non ti ci mettere anche tu con questi incontri online, per favore. Oh. No, L'altro perché giorno, forse te la sei persa, ma ho fatto una diretta bellissima con un amico comune che sta scrivendo sotto in questo momento, se leggi. chi è? Con Edoardo? No, un certo Ah, Tiberio con Timperi. Tiberio! Certo, no, ma io ho visto che lui metteva. Eccolo qua, è colpa mia, ammetto. Allora, l'altro giorno abbiamo parlato di te, no? Perché, cioè, E normale. ha raccontato la Non mi ha storia. raccontato niente, non mi ha raccontato niente. Però, siccome a un certo punto qualcuno ha chiesto chi sono state le colleghe con cui ti sei trovato meglio, eccetera, è uscito il tuo nome, e io ho detto, beh, ma non l'hai visto? Ho fatto l'altro giorno una diretta, ho avuto quel tuo nome, gli ho detto, guarda, adesso la rifaccio anche venerdì. E lui mi ha detto, io non ti dico niente, chiedile per favore, padre P. E io, guarda cosa ho fatto per ricordarmelo, ho fatto un foglio e l'ho attaccato in cucina. No, allora adesso te la racconto. Questo è un aneddoto molto divertente. Con Tiberio io ho fatto per 4 anni mattina in famiglia, mezzogiorno in famiglia. Mattina in famiglia cominciava all'alba alle 6:40, andavamo in onda, quindi prestissimo il fine settimana. E si era creato veramente un bel rapporto con tutti, ci divertivamo nonostante, insomma, la sveglia alle 4, così si faceva un gran cazzeggio. Un giorno, prima di andare in onda, la scenografia era fatta con una quinta centrale e si entrava da destra e da sinistra, no? Io entravo di qua, lui entrava di là, ci incontravamo al centro e andavamo in studio. Un giorno
Abbiamo bloccato una parte della quinta con un materasso, che non so perché dietro le quinte ci fosse questo materasso. E al momento dell'inizio della diretta, il nostro costumista, Fernando Panepinto, che saluto e bacio, persona Ah, ecco chi è questo adorata pane e pinto. eccellente, Io non sapevo manco che Panepinto è il fosse questo pane cognome del pinto. nostro costumista, sente l'avviso che stiamo per andare in onda, cerca di scappare perché era in campo. E trova bloccata l'uscita della quinta da questo materasso, quindi rimbalza contro il materasso e cade. Insomma, praticamente io e Tiberio cominciamo a ridere, ma a ridere, sai quando ti viene la ridarola che non ti puoi fermare? Però parte la diretta, 3, 2, 1, e non è che. No. Quindi noi siamo entrati in scena ridendo con le lacrime e non riuscivamo a parlare. Allora io mi Tiberio sono detta. scrive io gli schizzo l'acqua. Chi gli schizza? Eh sì, esatto. Tiberio gli ha schizzato l'acqua e lui è per allontanarsi, per scappare, è sbattuto contro, ha urtato contro questo materasso. Solito E allora Tiberio. praticamente entriamo ridendo e io con Sembrava la. l'orsacchiotto del Luna Parca, scritto Esatto, perché è rimbalzato di proprio. Allora io ridevo, lui rideva, io dicevo: Tiberio, ti prego, basta. Lui, non c'è, insomma, praticamente Tiberio riesce a. Così a domare per un attimo la risata, siccome era il giorno della beatificazione di Padre Pio, dice questa frase terrificante. Comunque siete ancora in sintonia, siete ancora in sintonia perché tu l'hai detto, Tiberio l'ha scritto nello stesso momento, era il giorno della beatificazione. Dice: oggi siamo molto contenti perché è il giorno della beatificazione di Padre Pio. Ridevamo come due cretini, io ho continuato a ridere così, insomma, eh. Abbiamo ricevuto una lettera di richiamo dalla direzione di Rai 2. Ovviamente. Posso dirti che è bello essere richiamati perché si ride, però, eh? Cioè, mo, adesso. No, ma perché ti giuro, non riuscivamo a smettere. Ma abbiamo riso per 5 minuti. Ma ti immagini che tu accendi la No, ma TV? scusa, ma non si chiama TV di intrattenimento? Ho capito, però, non lo Tu devi so. far piangere. E ti dico, quanti anni saranno passati adesso? 20? Poteva essere il 2021? Ma Ridiamo ci abbiamo ancora. un momento caramba. Non lo so, Tiberio, Ridiamo quando è? ancora. C'è una cosa che ci ricordiamo ancora, che proprio è così, è una cosa che ci è rimasta proprio come ricordo. Io sto a ridere adesso come allora, come? Esatto. E quindi così, con Tiberio ho condiviso veramente degli anni bellissimi di lavoro bello, divertente, quando vai al lavoro contento, facevamo una bella televisione, una televisione di intrattenimento. Io ho un bellissimo ricordo di quegli anni, credo anche lui, tant'è che siamo ancora amici, ci siamo sentiti proprio l'altro ieri, l'altro ieri, non mi ricordo. Ecco, 1999, dice lui. Infatti Ah, ti giuro, se ho il 99. foglietto in mano, vuol dire Infatti, quando prima hai detto Padre Pio e Pane Pinto, ho detto. sei flashata un attimo. Cosa? Infatti, Tiberio l'altro giorno mi ha detto: memorizza sta cosa. Gli ho detto: Tiberio, ho 50 anni, cosa vuoi che E memorizzo? Gli ho quello che detto: dovevo fare, scrivimelo. Gli ho detto: scrivilo. dimmi cosa devo scrivere esattamente. No, No, vabbè. ci siamo divertiti un No, sacco. comunque ringrazio Padre Pio e Pane Pinto perché hanno spostato l'attenzione. Dalla domandina che ti avevo fatto, vabbè, ma comunque tu hai già risposto, diventando rossa e imbarazzandoti così, hai già risposto, hai già No, capito. comunque, cara Roberta e cara Natasha e cari ascoltatori, allora sfatiamo questa cosa di Tinder perché io non ho problemi a parlarne, Io non parlavo ok? di Tinder, io parlavo dei tuoi aperitivi virtuali. Tu dici che ogni persona, No, ogni amico porta un drink. ho capito, e io ti unisco questa cosa qua a Tinder perché comunque quando una persona è single, molte persone si mettono su Tinder, che è un'applicazione per conoscere online altre persone. Allora, in Italia la percezione di questi social è che ci siano solo persone Maniaci. in cerca di rapporti facili, ok? Cioè di semplicemente contatti fisici e basta. Non è vero, perché Tinder, in Italia può essere visto così, ma Tinder in tutto il resto del mondo è visto come un social network, come Facebook, come Instagram. Ci sono persone che ci entrano e come in tutti i social network, ci sono persone che cercano alcune cose e persone che cercano altre cose. Io non so te, ma io ricevo richieste in privato anche su Facebook, Instagram, gente che mi segue, gente che mi scrive in direct, gente che scrive anche delle cose assurde che io blocco immediatamente. Quindi, se tu cerchi dei contatti, li puoi trovare di qualsiasi tipo, su qualsiasi social, dipende da quello che cerchi tu. Io un giorno sono entrata in Tinder perché ho detto: conosco tante persone, ma mi piacerebbe incontrare persone di altri giri. Cioè,
che non conosceresti mai, perché è come nella vita, cioè se tu tutti i giorni scendi al bar sotto casa, incontri le persone che abitano nel Ah no, quartiere, certo, quello sì. giusto? Se tu entri in un bar in un'altra zona e ci vai magari per 2 settimane di seguito, perché magari fai un corso in quella zona lì, che a me è capitato, al bar tutti i giorni incontri delle persone diverse, ci capita che al quarto giorno che incontri la stessa persona al bar ci scambi anche due chiacchiere. I social sono delle cose identiche, cioè io li paragono al bar del quartiere. Però Io vedi. non ho problemi ad ammetterlo che io in Tinder ho conosciuto delle persone molto piacevoli, ma che sono rimasti anche amici. Cioè io ho un amico in questo momento che ho conosciuto su Tinder con cui non c'è stato assolutamente niente. C'è stata una bella affinità, ci siamo scritti, abbiamo cominciato a parlare di interessi comuni, di musica, di cinema, di cose. Si è Guarda, io creata sono, un'affinità e sinceramente, con sono questo. l'ultima persona con cui puoi parlare di questo Tinder, perché ovviamente c'ho marito, No, famiglia, certo, quindi però è per scappare non ho questa capito idea di cosa. come funzioni. Però vedi, qua ci stanno dicendo, mi stai dando delle nuove informazioni, avevo un'idea completamente diversa. In effetti, quando tu dici Tinder, anche a me, che non lo conosco, non l'ho mai scaricato, non so neanche bene come funzioni, mi dà l'idea, come avevi detto tu, più di una roba per fare del, Ma come ci dire, del saranno sesso sicuramente tante occasionale o delle persone. cose così. Invece no, Ci sono invece no. sicuramente persone lì per quello, ma ti faccio proprio un esempio facile. Quando tu entri in questi social, no? Tu sfogli delle foto e vedi delle foto di persone. Io vedo foto di donne, di uomini, uomini vedono foto di donne, oppure uomini vedono foto di uomini. C'è anche un altro, adesso non mi ricordo come si chiama, quello per i gay. Ma tu dalle foto già puoi fare una prima scrematura. Cioè, se io vedo la foto di uno, di un bellissimo uomo a petto nudo appoggiato sul Ferrari, ma secondo te, quello lì, a petto nudo appoggiato sul Ferrari, cosa vuole? Allora, già dalle foto tu intuisci, se c'hai un minimo di sensibilità, per che cosa Ciao sono le persone Pollo, ci dentro. segue il Pollo, la Paola, ciao. È arrivata la bolla? Ciao Ciao Pirlone, ce l'ha con tutte e due. Pirlone. Lo so, E quindi ma... volevo sfruttare questa cosa qua, punto. Ho incontrato delle persone interessanti, per adesso No, ma non io ho prima assolutamente. mi divertiva l'idea quando avevi detto che fate questi aperitivi, queste così su Zoom, Ma per questi aperitivi esempio. sono anche legati a Ed quello. è carina l'idea che tu avevi detto, ognuno ogni volta porta un amico singolo, un'amica single. Questa è un'idea carina, voglio dire. Ma sono legate le cose, perché ti faccio un esempio: se io incontro una persona su Tinder con cui non c'è nessun rapporto, ma che diventa una persona piacevole, io la introduco No, nell'aperitivo. però diciamo che l'idea di avere un amico portato da un'altra persona, introdotto così, ti dà un senso di maggiore sicurezza, perché se tu mi Certo. dici ti presento un mio amico, ho la garanzia che se è il tuo amico La non è il scrematura la faccio mio io. turno, capito La quello che voglio scrematura dire? la faccio io, certo, la scrematura la faccio io, È certo. diverso, se tu vai su Tinder ti può capitare anche quello che ha la bella faccetta, che ti sembra carino, che non sta a petto nudo sul Ferrari, come dici tu, e che però magari, che ne so, Ma non lo io so, prima di capire sarà se è che una tu guardi un persona. sacco di telefilm e quindi un po'. No! Se invece tu mi dici presento un amico, ti presento un mio amico, ho almeno il minimo di garanzia dell'idea del No, fatto che sia infatti con le fidanzato. persone ci chatto almeno 3 settimane per capire se sono delle persone un minimo. Poi dopo è. Ma la cosa bella degli aperitivi, cioè di questi aperitivi, di questi dopo cena, è che ci si vede. E ti giuro, noi lo facciamo una sera sì, una sera no, ma siamo un gruppetto di 10-15 amici dove ogni tanto arriva qualcuno di nuovo. Non ho la sensazione di non vederli, cioè di non abbracciarli. Cioè, li vedo quasi tutte le sere, una sera sì, una sera no. E si chiacchiera come se fossimo a casa. Cioè, ogni tanto qualcuno dice: ma metti un tema, perché se non metti un tema la cosa, la serata si Tiberio dice in perde. boxer sul cofano dell'Opel Kadett. Vabbè, c'è Tiberio, E sei no, ma è stupendo. vero, eh? È Ti vero. sei Ci sono delle speso. persone allucinanti, cioè ci sono delle foto allucinanti, ovvio. Tu in mutande sul cofano dell'Opel. Potresti, però. Ciao, Redi. Ciao a tutti. No, comunque, ti devo dire che in questa quarantena, per esempio, anche il nostro gruppo di amiche che tu conosci, Paola, Cristina, eccetera, eccetera. Ci vediamo tutte le sere con House Party, ci facciamo un saluto, c'è un appuntamento alle 7, si sa che alle 7 più o meno chi può si collega e ci vediamo e ci sentiamo molto di più di quanto non avessimo mai fatto in tutti gli anni in cui ci conosciamo, perché sentiamo proprio il bisogno un po' di stare insieme, di dire due cavolate, di farci due risate, cerchiamo di non parlare di cose brutte e di Ah no, passare... non c'è il Anche solo divieto proprio. 10 minuti così di svago, di cazzeggio, di saluti,
di cose carine, di cose carine, e ci divertiamo. Lo Ciao facciamo tutte le 90, ci sere. sta pure la Ciao Claudia, 90. ciao Ciao Franco, Catiuscia. Anche tutte noi le dobbiamo sere fare alle una 7. diretta a cazzeggiare, tanto, cioè, qua. Paola Villa, che tu dica cazzate non ci abbiamo dubbi, eh? Cioè, non è che lo devi Sì, scrivere. ogni tanto lei ne spara. Ma non solo lei, fidati, non solo Cioè, lei. ecco, no, non facciamo le sante qua, No, che qua di no. cazzate ne spariamo tutte Ma tante. Per dai, ma fortuna. veramente, ma meno Per male. fortuna, per fortuna, ragazzi, per fortuna. Un pochino di leggerezza, perché comunque la situazione è pesa, quindi se non ci mettiamo un pochino di leggerezza, oh, diventa invivibile. È lunga, Cronaca delle lunga. quarantene, lavatrici, fila supermercato, aspirapolvere. Tiberio Timperi, mettiti su Tinder, sul box, con i box, sulla Opel e vedrai che ci avrai altre cose da raccontare. No, vabbè, se vedi Tiberio su Tinder me lo devi dire immediatamente. Ma non lo farà mai, ma pensa che prima gli ho detto: entra tu in diretta prima di Roberta e presentala. No, 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 sai com'è lui? No, 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 Ah, no, no. perché non era pettinato, forse, non era. No, ma figurati, guarda, l'altro giorno ho fatto sta diretta bellissima, veramente. È venuto fuori il Tiberio che conosco io, il Riccio su Tinder, è vero comunque? L'ho visto il Riccio su Tinder, Paola. Il riccio su Tinder, ma Ma va! figurati, ma sul riccio non c'ha neanche WhatsApp a momenti su Tinder, ma Ma ti va! credo neanche se lo vedo. Per carità di Dio, Tiberio! No, vabbè, Cassoni! ci vuole uno spirito di un certo tipo. Roberta, non si trova lo spirito, è finito in tutti i supermercati, te lo dico. È proprio. Anzi, guarda. C'hai una scorta? Me ne mandi un po'. L'avevo comprato poco prima del lockdown perché mi serviva per delle altre cose, ma è No, andata di però quella culo. roba lì puzza troppo, non ce la posso fare. No, ma io ne metto un goccio dentro lo spruzzino, quello con l'acqua, e ci spruzzo tutta la roba che porto in casa. Hai la barba del venerdì, chissà come sei sexy, Tiberio, con la barba del venerdì. Chi è Paola Villa? La conosco. La roscia. La roscia. Vabbè, poi te la vai a vedere. Senti, ma Praticamente adesso stiamo parliamo facendo, è diventato, questa è la nostra chat, è di. diventato No, tutto vabbè, un scusami, incontro Katia ha scritto: personale. io uso i microorganismi, io ho letto i microorgasmi, non ce la posso fare. Cioè, proprio è qua, No, ho capito. Tiberio, chiedi il mio numero alla Gavanelli. Sì, vabbè, che facciamo adesso? Non ho capito. Facciamo noi gli incontri? Cioè, la nostra chat è diventata un sito di incontri. Ma Vedi scherzi, che ma basta parlare di Tinder e scatta l'ormone qua, però te lo dico. avete l'ormone a mille? C'avete l'ormone a mille? Ma ci siamo Avete, perché tu ti sei conosciuti già spenta? all'epoca, ragazzi. Ti sei Qua spenta tu? no, io ti vedo, tu mi Allora, vedi? avete, ha detto, avete gli ormoni a mille, perché manco ti fossi spenta. No. No. Guarda, guarda, adesso faccio diventare rossa la capa, così impari. No, Così però impari. sta quarantena due palle, ti posso dire, due palle, perché anche stare sempre chiusi in Vabbè, casa. però, ragazzi, posso Arrivi dirti che anche. i problemi gravi nella vita sono altri, Eh? però, dai. No, certo, ma stiamo così per ridere, dai, per ridere, per ridere. Tra l'altro, domenica è Pasqua, è festa. Dobbiamo essere tutti Quindi, a felici. proposito di domenica e Pasqua, che cuciniamo con quello che abbiamo? Io ho il bollito, altro che ormoni. No, non lo so, facciamo veramente un esercizio di utilizzo di quello che abbiamo. Bello. Stamattina mio marito Stefano è uscito per andare a fare la spesa, c'era talmente fila dappertutto che è tornato indietro, ha detto anche no. Apriamo le dispense, perché sicuramente in dispensa abbiamo tante cose. Apriamo il frigorifero, tiriamo fuori quello che c'è, usiamo un po' di inventiva, creiamo, proviamo e facciamo così. I casatielli, caro Tiberio, sono impegnativi, nel senso che dopo chi se li mangia tutti questi casatielli? Villa Paola la parmigiana. Brava Pollo, fai la parmigiana Agnello con carciofi. e mandamene una teglia. Io non lo so ancora che cosa farò, però mio marito non mangia carne, quindi quelle cose classiche, l'agnello per carità, no? Boh, non lo so, penso che faremo una. Strano che quel santo di Cassoli non abbia fatto la fila. Oh, è santo, certo, c'ha l'aureola. No, non l'ha fatta la fila, oggi è tornata a casa. Apriamo le scatolette di tonno, perché no? Con le scatolette di tonno si possono fare un sacco di cose appetitose. Eccolo qua, vedi che lei ce l'ha, ma pure io ce l'ho qua davanti. Guarda, mo, non manca.
Comunque ieri, parlando di uova, nella chat è venuto fuori un amico che è in chat, che si è fatto per Pasqua un regalo, si è comprato le uova. Cioè? Non si mangiano però, perché sono delle uova che servono per fare autoerotismo per gli uomini, ve lo dico, se siete a casa da soli, Madonna Barbara, tu con me proprio veramente, ma oggi, ma che è? ti voglio far diventare Ti rossa così sei svegliata? impari, ti No, voglio far adesso non diventare rossa. diventi rossa, ma che stamattina ti sei svegliata così? No, 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 però ci sono anche le perché uova io di pure ho Pasqua. comprato le uova, ma quelle normali, quelle di Pasqua. È Pasqua, parliamo di uova, È no? Pasqua, Vabbè, parliamo di andiamo avanti con uova. la scatoletta di tonno, dai, quindi. Che E si fa fammi con la vedere scatoletta di cosa si può tonno? fare con la scatoletta di tonno. Allora, Una una bella. mousse, tonno, Philadelphia e Capperi. Sì, una mousse, oppure a me piace molto l'insalata fatta con le patate lesse, tonno, un po' di capperi, buonissima, è una cavolata ed è buonissima. Capelli Oppure, ce li ho, il tonno ce li ho, i capri anche, buono. che cosa ho visto ultimamente? Delle cose con i pomodori, il tonno. Boh, dove sei? Dove sei Io ho stato? ancora dello zafferano che ho preso a Beirut quest'estate, quindi mi sa che un risotto alla milanese me lo Dai, sparo. il risotto, ma perché no? Ma chi l'ha detto Lo che il risotto? zafferano spesso uno ce l'ha in casa, no? Sì. A parte che il risotto, ecco, mi hai dato una bella idea. Il risotto si può fare con qualsiasi cosa. Partendo dalla base, vabbè, tu lo fai col bimbi perché sei malata, però con qualsiasi cosa abbiamo in frigo si può pensare a un risotto. La base è sempre la stessa. Il soffrittino di cipolla di scalogno, poi invece c'è chi ha fatto stare il riso direttamente nella padella. Insomma, ognuno lo fa col metodo che conosce, però un sacco di ingredienti si possono utilizzare per il risotto, tutti i tipi di verdura, si possono usare i formaggi se uno ha degli Il avanzi di vino, il vino, formaggio. sai, il vino, sai cosa hanno fatto una volta degli amici del mio ex Anch'io. marito? No, questa te la devo raccontare. Il mio ex marito era giovane, fanno la cena a casa di amici e uno fa: faccio io, faccio il risotto al vino rosso. Ha messo il vino rosso al posto dell'acqua e ci ha bollito il riso dentro. Vabbè, queste sono cose che capitano, però adesso fare un risotto non è che ci voglia un Come si grande. fa il risotto al vino rosso, però, invece? Cosa fai? Metti il risotto, lo salti un po', vabbè, lo fai con le cipolle e poi ci butti il riso invece del Praticamente lo brodo. stesso lo sfumi con il vino rosso e naturalmente il vino dà il colore, gliene metti un po' di più della classica sfumata che faresti Col vino che fai bianco, col vino ovviamente. bianco, lo fai col vino rosso e col vino rosso, non so, ci puoi abbinare un formaggio molto stagionato, per esempio si fa col Barolo e il Castelmagno, con l'Amarone, il Gorgonzola, cioè ci No, metti ma un. spiegami proprio il procedimento che non ho capito. Cioè, tu metti il riso in padella così, a crudo, No, ovviamente. io per esempio io non lo faccio così, io lo faccio alla vecchia maniera, cioè faccio un piccolo soffritto di. O con lo scalogno, con un pochino di cipolla e poi butto dentro il riso e lo faccio tostare Ok, no, anche io faccio con così, un però pochino poi. d'olio. Dopodiché, al momento, quando il riso è tostato, che vedi che è diventato bello lucido, che insomma che ha cotto un pochino, ci metti dentro il vino. Ma Il vino quanto tipo vino rosso? rosso. No, ce ne vuole un po'. Se fai il risotto al vino rosso, ce ne vuole un po'. Magari prima che del brodo, prima che mettere il brodo per la cottura. Ci fai fare, fai due giri di vino o tre giri di vino, dipende. Vedi un po' come lo vuoi, quanto riso Quindi c'è. utilizzi il vino al posto del brodo per le prime mestolate, diciamola così. Ok. Esatto. Io faccio così. E dopo Buono! ci E puoi poi abbinare all'ultimo ci metti il formaggio. un bel formaggio, sì, un bel formaggio bello, stagionato, Di quelli buono. puzzoni. Mi hai Sì, brava. fatto Puzzone venire una voglia. perfetto. Questa è una cosa che si può fare. Oppure se uno ha degli avanzi di verdure, di qualsiasi cosa, di zucchine, di radici, dai, il risotto si può fare con tutto. È una bella idea. Se non vogliamo fare le file al supermercato, apriamo il frigo e avvuziamo l'ingegno. Oppure una cosa dolce e Comunque, buona da ieri, non mi fare. ricordo, ieri mi hanno raccontato di questa applicazione, me l'ha detto la Marghe Fantoni, devo chiedere a lei, c'è questa applicazione che ti fa la coda ai supermercati, non in tutti? Sì, ce l'ho anch'io, però vabbè, quando sai che c'è mezz'ora di coda, poi che ti cambia, sempre la coda la devi fare, non è che. No, la puoi fare da casa, la fai da casa e ti presenti lì quando tocca quasi a te. Ah no, io ho No, un'applicazione che ti no, dice non è quanto, quanta. un'applicazione. Non è un'applicazione che ti dice quanta coda c'è, quella lì è sbagliata, non funziona quella lì.
È una applicazione proprio che ti metti in coda con l'applicazione, quindi tu puoi arrivare quando tocca quasi a te. Dopo te la dico, me la ricordo. No, non l'ho mai sentita. Senti, un'altra cosa carina che mi sono messa qui accanto perché te ne volevo parlare. Federica Masolin, la giornalista sportiva di Sky, mia amica molto carina, persona deliziosa, ha postato una ricetta delle frittelle che faceva sua nonna, le frittelle di mele, buonissime. Allora, me la sono messa qua perché non mi ricordo le dosi, visto che non è una cosa che mia che faccio spesso. 130 grammi di farina, 100 ml di latte, 20 di zucchero, Vabbè, ma un uovo, scusami. un cucchiaio d'olio, un cucchiaino di lievito per dolce, un pizzico di sale. Si fa una pastella, si tagliano le mele a fette togliendo ovviamente il centro, no? Con un cavato corso, comunque togliendo la parte del torsolo, si passano nella pastella e poi le puoi o friggere oppure udite udite, possono essere messe anche in forno e sono buonissime, spolverate con un po' di zucchero a velo. Top! Buona. Dai, basta avere in casa una mela, un po' di farina. Insomma, latte, zucchero, un uovo, cose che più o meno abbiamo tutti. Anche Bella, questa mi piace. a me, infatti, vedi, me l'ero messa qua da parte proprio per te, per oggi. Vedi, le ho fatte tempo fa veramente squisite. Sì, sono buonissime. Ma invece con le uova cosa possiamo fare? Con le uova, l'altra volta ti avevo detto, ti avevo dato la ricettina di quell'uovo rifritto, quello è sempre. A proposito di uova, io l'ho surgelato l'uovo, come hai detto tu, da tagliare. Ma non riesco neanche a togliere la buccia. Tiri fuori o lasci un attimo Guscia. fuori 5 minuti? Oh, non ci sono riuscita. Aspetta, stai lì. Stai lì un secondo. Stai lì un Allora, vi secondo. faccio un riassuntino per chi non c'era nella puntata precedente. Mia madre un giorno mi scrive: ah, ho visto una roba in televisione, bella, falla, falla. Prendete un uovo crudo, crudo, e lo mettete in freezer. Si è un Ecco. po' crepato perché l'ho messo in freezer, ma non riesco a togliere il guscio. Devo Ma da aspettare. quando l'hai tirato fuori? Adesso l'hai tirato Adesso, fuori? Aspetta 5 minuti, mollalo lì un attimo, chiacchieriamo, tra 5 minuti vabbè, lo tengo togli. qua, lo tengo qua. Ecco. E quindi continua spiegandovi, questo uovo lo mettete crudo nel freezer, ok? Lo ritirate fuori quando si è congelato, aspettate 5 minuti perché la buccia ovviamente si attacca, la buccia, come il guscio si è attaccato all'uovo, togliete il guscio e lo tagliate a fettine tonde, quindi in lungo, così, come se taglia salame, uguale, e vi verranno tante fettine. I due culetti ovviamente saranno solo bianchi. Nelle altre 3-4 fettine, dipende dalla grandezza dell'uovo e da quanto le tagliate larghe, non le fate troppo piccole perché sennò vi si rompono. Saranno dei piccoli cerchi bianchi. Ti fai male con quel coltello, mi fai ansia, capua. Adesso Saranno dei cerchietti speriamo. con dentro il centro giallo. Scaldate la padella e verranno fuori tre piccole uova al tegamino. Bah, io non lo so, ma tu l'hai fatto o te l'hanno Sì, fatto? ma tante volte. Anzi, sai che mi hai fatto venire in mente un'idea? Lo faccio come antipasto per Pasqua. Sì, eppure io lo volevo fare, ma sto ancora qua con quest'uovo. Vabbè, adesso Vuole, soltanto. ma l'hai appena tirato fuori, aspetta un No, attimo. diciamo altri 5 minuti di cavolate, poi dopo ci proviamo. Vedi, c'è un po' Ci di mettiamo un tempo. attimo a dire 5 minuti di cavolate. Un attimo, No, prenda. invece, rispiega la ricetta quella dell'uovo con il nero di seppia? Sì, praticamente è un uovo L'uovo in camicia? No, in pochette. No, sì, però non in fatto in pochette, camicia. scusami, col sacchettino, quello che faccio io. Sacchettino, in una tazzina mettete un pezzetto di carta di quella trasparente, di cellofan, un goccino d'olio in modo che non si attacchi, mettete il bianco d'uovo, solo il bianco, un pochino di nero di seppia, lo girate in maniera energica in modo che l'albume diventi nero, dopo aggiungete il tuorlo, chiudete la pochette e lo cuocete per 5 minuti e mezzo, 6 in acqua bollente. La parte dell'albume diventa nera ed è divertente da vedere, particolare. In realtà poi non è che si senta questo sapore del nero di seppia in maniera così, così prepotente. Ed è bello da vedere perché è nero e dentro poi quando lo rompi il tuorlo è morbido ed è molto bello sulle vellutate. Paola, tu che fai un sacco di vellutate tutti i giorni, prova a farlo. Paolo, adesso ci ho dato una ricetta delle uova sode, togli il tuorlo, ci metti dentro il sugo di pomodoro, il tonno, ma poi non ho capito poi cosa fai, te le mangi così?
Uova sode, le sbucci, togli il tuorlo e metti nel buco, un po' di passata di pomodoro, un po' di tonno e scusate, all'inizio un goccio minuscolo di aceto. Passata a tonno, un po' di maionese ed a. Villa, cioè, ogni tanto sembri più bionda di me, però, eh. Cioè, non ho capito. No, invece sai cosa mi piace molto? Che però l'ho fatta una volta e poi non l'ho più rifatta. Hai presente la tortella spagnola, le frittate quelle spagnole con le patate alte? Che le prime volte io mi chiedevo come fanno a farla così alta. Come fanno? Io non La la faccio. fanno al forno, mi ha spiegato. Fanno la cottura al vapore. Cioè, tu prendi una teglia alta, tipo quelle per fare i plum cake, Sì, ok? perché la padella, se no per farla cuocere tutta l'altezza si. No, no, tu prendi un recipiente alto, tipo quello per fare i plum cake, quelli rettangolari, ci fai il tuo impasto con le uova, le patate, il sale, quello che ci vuoi mettere, lo metti dentro questa teglia, la metti nel forno, se c'hai il forno, quello con cottura al vapore meglio, se no metti nel vassoio alto del forno questo recipiente qua con dentro la frittata e sotto ci No, metti con una l'acqua. teglia con dentro l'acqua e ti C'è viene la un'altra frittata alta. ricetta carina, campana, napoletana, che sono le uova alla monachina. Cioè? Praticamente sono la metà è l'uovo sodo e l'altra metà tu la ricomponi con della besciamella, un po' così, un po' densa, deve essere bella soda la besciamella, se no non riesci a rifare la pallina, e un po' del rosso della metà che hai tolto dell'uovo. Adesso stavo riguardando perché, eh sì, praticamente besciamella e rosso d'uovo compongono l'altra metà. Poi fai la solita panatura e le friggi. È una roba da morire. Quindi metà è uovo sodo e metà è besciamella bella soda con rosso d'uovo schiacciato. Diventa una cremina gialla, ricomponi la forma dell'uovo, poi la ripassi in farina, uovo e pan grattato e le friggi. Una bomba atomica, buonissima. Comunque, se andate a fare la spesa per Pasqua e comprate le uova, comprate delle uova in più perché oggi pomeriggio faccio un'altra diretta con Redi, che invece è un super mago del capello, dei trattamenti bio. E oggi pomeriggio Redi ci darà una ricetta invece per i capelli, sempre a base di uova però. Un impacco da fare per i capelli a base di uova. Quindi, se andate a fare la spesa, comprate più uova. Comprate un paio anche per i Va capelli. bene. Poi se no come si possono fare ancora le uova? Boh. Non lo so, non mi viene in mente più niente, ma ne abbiamo Io dato. penso che rifarò le uova quelle in pochette con sotto una vellutata di Questo per manca dire. qua, eh. Ma dai, che forse piano piano riesco a Sbattilo un fare. pochino, sbattilo, sbattilo un bel po', tanto non ti si rompe con l'uovo normale perché è già duro. Brava, Senti, sto battendo. brava, sbatti, Vedi, frittate di patate già fatte di monachine. Sì, hai ragione. Adesso ci riesco. sfogati. Io prima ho fatto colazione con una fetta di pane tostato di Camut, sopra ci ho spalmato un po' di avocado, che adesso al supermercato vendono anche i sacchettini con gli avocado, quelli piccoli morbidi. E l'uovo sopra, pepe del Madagascar, che ho preso quest'estate in Madagascar, ho preso un bottiglione di pepe in grani. Voilà! Hai visto? Adesso Aspetta fai che. vedere, che bello, io ti do una Aspetta, ricetta alla capua, queste sono le sono in soddisfazioni. diretta. Vado via anch'io per solidarietà, eh? Arrivo. Queste sono le soddisfazioni, veri? Dare io una ricetta a Roberta Capua. Tagliere. Adesso Vediamo. stai attenta alle manine perché l'ovetto è piccolo, è da tagliare, è duro, quindi non è proprio. Vabbè, piano piano. Nanaini, nanaini. Intanto io ho il mio libricino di ricette, vedete, proprio sono scritte a mano. È duro, ma io ho un coltello che super. Ecco Secondo me deve qua. essere. Così. Eh sì, eh. Guardate che spettacolo, eh? E questo poi lo metto in padella? Sì, lo metti in padella e vedrai, comincia a cuocersi, tu lo guardi e dici "No, non ci credo". Ma che figata. Ma guarda, adesso lo metto in padella. Dai, facciamolo in diretta, facciamo come se fossimo in televisione. Adesso vediamo, Roberta Capua partecipa al concorso L'uovo più scemo del mondo. Proviamo, devo mettere qualche grasso in padella o no? Ma io sinceramente, sinceramente, sinceramente a questo punto lo farei proprio col burro, è così. No, il burro adesso non ce l'ho. Allora non me lo chiedere. Allora mettici dell'olio però, certo, qualcosa sì. Un gocciolino, poco poco.
Dipende da quanto è buona la tua pentola antiaderente. Ok, va bene. Ho messo, adesso si scalda, poi ci metto l'uovo. No, vabbè, bellino da morire. Mi Ma che ore piace, sono? Ti fai la merenda? mi piace. No, vabbè, voglio fare una C'è torta. Elisabetta Falciola che ti saluta tanto. Elisabetta Falciola è una giornalista. C'è Elisabetta sotto che ha scritto: salutami Roberta, l'ho conosciuta tanti anni fa, una donna bellissima e una grande signora. Ah, grazie, ciao Elisabetta. Tiberio ci saluta, va a cucinare. Che cucini Tiberio. oggi? Sta congelando l'uovo, secondo me. Ah, vai a cucinare alle 11:30, Tiberio, che ti fai oggi? La cassola? Sì, Ma esatto, il brasato. tu brasette. Io comunque un piatto facile che faccio spesso, che mi svango, le lenticchie, ah ok, è il pollo con la... prendo il pollo, sente quando vai al supermercato che compri il pollo surgelato e te lo metti lì, poi quando lo vedi, no, compri il pollo normale e lo surgeli, ok? Lo metti nel freezer e quando vedi il pollo lì, quello guardi surgelato che ti guarda dal cassetto del freezer, dici: mamma mia che tristezza, che ci Brutto. faccio? Perché quando compri il pollo fresco, fai la fettina, la morte sua, ok? Olio e limone, ciao. Ma quando l'hai congelato e lo guardi e dici: che tristezza, no? Perché sai già che quando lo cucini non sarà più morbido come quando è fresco, non sarà più. Quindi ti devi inventare qualcosa. Io lo taglio a striscioline piccole, piccole, cioè pezzettini, come quando fai le fajitas, no? Tu Vai, parla, ma io qua devo vai, vai. fare questo. Lo passo nella farina che ho, quindi anche la farina di riso, una farina leggera. Lo metto in padella con un goccio d'olio e un pezzettino piccolo di burro e lo faccio rosolare. Ci metto un po' di sale, un po' di zucchero di canna e lo faccio rosolare, lo faccio rosolare, lo faccio rosolare. Poi a un certo punto ci metto un goccio di soia. So che la soia fa ritenzione idrica, che non fa bene, però poi ci mettete anche un goccio di vino e viene fuori questo pollo croccantino con questa salsina morbida. Da fare coi piselli, coi fagiolini, buono, facile, facile, e piace, la cosa bella è che piace sempre ai bambini. No, vabbè, ma è venuto un ovettino piccolino, piccolino così. Hai visto? Ma la cosa bella è farne tre di ovettini, tu Penso, sul vabbè, adesso io piatto, ne ho fatto sì, no, uno. ma è per dirti che tu quando servi il piatto, invece che dare l'ovettino piccolo, perché sembra un uovo piccolo, gli dai proprio tre piccole uova e magari fai l'impiattamento con un pezzettino di zucchina, una piccola patatina, cioè per ogni uovo il suo contorno. Carino, molto carino. Brava Barbara, ci piace. Non so Fatto chi così. l'abbia fatto in televisione, non l'ho fatto io, mia madre me l'ha consigliato, che l'ha visto lei, che lei guarda sempre la televisione. Io sto sfogliando il mio libro di ricette per vedere se tiro fuori qualcosa. Le salsicce ce le avete nel freezer? Io sto pensando, a voi non capita ogni tanto di guardare nel freezer e di trovare dei pacchetti che dici: e questo cos'è? Ma infatti quello che ti dicevo io, invece di andare a fare le file al supermercato, controllare i supermercati, svuotiamo le dispense, Ma svuotiamo io sto i facendo freezer, quello. perché abbiamo un po' la tendenza ad accumulare, compriamo, compriamo, compriamo e compriamo più di quello che consumiamo. Quindi tiriamo Assolutamente. fuori tutto e cominciamo. Poi oggi, dai, veramente, uno si mette un attimo col computer. Sì, vieni in cucina se lo vuoi provare. Mio marito dice, posso entrare in cucina, lo voglio provare. Vieni, è qua, è pronto. Ma non è far la coda al supermercato, ce lo fai vedere sto marito che io non l'ho mai visto? Figurati che non si fa vedere. Figurati, come il mio ex, figurati. Quindi svuotiamo le dispense, facciamoci Allora, venire delle io idee. ho, Guarda dammi un su consiglio. internet, metti magari l'ingrediente No, io lo principale faccio che manca. sempre, eh? Io lo faccio Anch'io. sempre. Io vado su Google e scrivo pesce bianco e zucchine e mi viene fuori di tutto. Brava, mi stai dando Stefano, delle idee. Stefano, ti Com'è? voglio vedere. Com'è? È come un uovo normale. Buono, se l'hai mangiato così, un colpo solo, trac, chiudi. Stefano, ti fai vedere No, un attimo? Ti voglio vedere. Dato se di no. figura, che ho capito io. Guarda. Un'altra cosa, per esempio, è il classico, le uova con gli asparagi. Gli asparagi sono di stagione, fanno bene, hanno un sacco di proprietà, sono diuretici, bla 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 bla. Si possono fare, però ripeto. Apriamo le dispense, apriamo i freezer, apriamo i frigoriferi, tiriamo fuori, aguzziamo le Roby, idee. Roby, cosa faccio col pesce, il pesce surgelato? Allora, a me ogni tanto capita di comprare, sai, tipo i filetti di merluzzo, i filetti di il branzino surgelato. C'ho due cose, due confezioni di pesce surgelato. Stavo pensando, ci faccio delle polpette?
Ma guarda che il pesce surgelato lo puoi trattare esattamente come il pesce fresco, eh? Farlo scongelare magari in frigo, perché fuori si No, scongela. no, certo. Aspetta, lo fai scongelare in frigo, ci mette un po' più di tempo, ma lo puoi trattare tranquillamente come se fosse pesce fresco. Il problema è che io il pesce fresco non lo so trattare, è proprio una roba che non cucino il pesce. Il pesce lo fa mio figlio al sale, lui è A bravissimo. me il pesce piace semplice, non mi piace troppo elaborato, quindi lo puoi fare al vapore, ci metti accanto una verdura buona, lo rendi saporito, oppure con un po' di Ah, pomodorino, in padella con un po' di buona idea. pomodorino, sono già dei tranci, già dei pezzi. Sai io cosa faccio spesso? Un'altra cosa che secondo me si può insegnare. Allora, non so voi, ma io ho questo recipiente Ah, per cuocere al che vapore. uso nel forno a microonde. Lì, vabbè, andiamo ad aprire una discussione sul forno a microonde, che molti sono contrari. No, io non è che Molti... scontra, non lo so, io non lo uso. Io sì, invece, lo uso perché ho comprato comunque un forno di quelli di microonde, di quelli di ultima generazione, che fa anche la cottura al vapore, ma per fare la cottura al vapore non serve il forno a microonde. La cottura al vapore basta un recipiente del genere. Ci mettete sotto l'acqua, Acqua. poi c'è la griglia per metterci ovviamente gli alimenti e il tappo. Sai cosa faccio io con questo? Questa è una figata. Comunque, se non lo vuoi fare col forno a microonde, fai con la cottura al vapore normale, c'hai questo, no? Te lo faccio vedere. La pentola con la griglia e il Scusate il tappo. rumore, però. Sì, io ho una pentola proprio fatta Vabbè, apposta. comunque, ci sono tanti modi di fare la cottura al vapore, ma la cosa figa è che a Milano hanno aperto anni fa un posto che si chiama Dez Vapore, dove sono Ah, io lo specializzati conosco, in solo cucina certo. al vapore. E siccome a me piace da morire andare a mangiare in questo posto qua, a un certo punto ho voluto capire come si facesse questa cucina, perché loro hanno di questi cestini già pronti Sì, che ma loro mettono hanno dei dentro. forni a vapore a No, 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 pressione. no, no, Roby, 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 l'ho fatto a casa, fidati, fidati. È tutta una questione di taglio della materia prima, perché ti faccio un esempio, se tu un cestino con tutta la roba già pronta lo metti a cucinare al vapore con la stessa tempistica, è solamente una questione di taglio, cioè se tu metti le carote a crudo, ok, le devi tagliare fini, 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 perché tu sai meglio di me che le carote ci mettono di più delle zucchine a cucinare al vapore. Io spesso cucino le cose al vapore, ma le faccio separate. Se vuoi mettere tutto assieme, è solo una questione di taglio. Quindi io cosa faccio ogni tanto? Prendo la ciotola, questa qua, e dentro ci metto, faccio una base di spinaci, quindi foglie di spinaci. Poi prendo le zucchine e le taglio fini, fini a listarelle, ok? Quindi a julienne si dice, giusto? Ok. Le carote invece le taglio a tagliatelle, quindi tipo quella per spelare, Con la faccio le mandolina, tagliatelle sì. fini fini, ok? E ci metto tutte le verdure che ho, verdure avanzate, anche se quando incominciano le foglie a fare il marrone, che tu dici la butto, no? Che hai la Marrone lattuga. magari no, No, un po' marrone, quando hai la lattuga. stanca. No, marrone tutta, quando hai la lattuga che comincia a rovinarsi, ok? Che magari la pulisci, togli la parte rovinata, però se tu la servi così Sì, cruda è pulisco. brutta. Invece se tu la pulisci e la metti a cucinare al vapore, nel momento in cui si appastisce col vapore non la vedi più. Quindi metto quella, metti i germogli di soia. E poi come proteine metto o i gamberi o il pesce bianco. Col pesce bianco, e quindi mi è venuta in mente questa cosa che me l'hai detta tu adesso, che col pesce bianco potrei farlo così. La cucini al vapore 10 minuti, 10 minuti, e quando lo tiri fuori io faccio olio, il mio olio pugliese ovviamente, c'è Manuela, la mia signora che mi gestisce casa, Manuela ti voglio bene, e ha nevicato tra l'altro l'altro giorno in campagna da noi, vi dico questo, no, no, una roba che a Bari hanno fatto vedere le foto settimana scorsa, a Bari c'era la neve. No, vabbè, lasciamo stare. Sta succedendo delle robe strane nel mondo. Tiro fuori olio, sale e vediamo se ce l'ho qui. No, l'ho messo via. Zenzero grattugiato. Non sono una grande amante dello zenzero, Io sì, sul anche pesce da che morire. sia Sul di pesce da gran morire. moda. No, a me è sempre piaciuto. Ci faccio le tisane, ce lo grattugio sul pesce. No, non tanto, però è buonissimo secondo me. Esalta il sapore del pesce lo zenzero. Poco, non devi esagerare. Come il piccante, come chi mette quintali di peperoncino. Se metti No, quintali di vabbè, non peperoncino, senti più i sapori dopo. senti più i sapori. Mi hai fatto venire voglia. Oggi mi faccio quella roba lì al vapore. Tanto mio figlio da papà, che lui sulle verdure non ha Tira più fuori il respiro. pesce dal frigo, dal freezer. No, non so se ce la fai oggi, No, lo domani. faccio per stasera. Lo faccio Stasera. stasera. Lo Brava. faccio No, io stasera. oggi a pranzo faccio petto di pollo con queste spezie. Mio fratello vive a Londra.
E c'è un posto a Londra, un ristorante che fa tutte cose di pollo, così che poi vende le spezie che utilizza nella preparazione del pollo. Quindi mi regala sempre delle bustine di queste spezie che a me piacciono molto. E sono delle erbe miste, con un sentore di limone, così quindi faccio petto di pollo semplicemente in padella con queste spezie, questi profumi particolari, e un po' di riso bianco, e oggi a pranzo andiamo via così. Oggi anch'io pollo, ho scongelato il pollo ieri, sto facendo anch'io, come hai detto tu, sto facendo fuori tutta la dispensa, dall'armadio al freezer al frigo. Brava, così, bisogna fare Così. così, bisogna fare così e bisogna uscire da questa quarantena rinnovati, eliminando un po' di cose superflue fuori di noi e dentro di noi, eliminare il superfluo. Io sono pronta quando finirà la quarantena a dare via un sacco di cose che facendo ordine ho messo da parte per chi ne ha bisogno, alle amiche, alle associazioni di beneficenza. Io le vendo perché sono senza lavoro. Le vendi, vabbè, dipende quello che sono. Alcune cose sì, se No, poi alcune qualcuno cose le ho le messe via da regalare, altre le vendo. Ma io regali. avevo già prenotato il mercatino di Novegro, che si chiama Bagagliaio, che c'è una volta al mese, vai lì e vedi tutta la roba usata. L'avevo già prenotato per l'8 marzo, il giorno del lockdown. Così. Qua dice, ma è venerdì santo, la carne si mangia tutti i giorni. Vabbè, dipende, ognuno fa No, vabbè, come questo, ognuno ha le sue usanze, ha le sue fa come, tradizioni. Poi come, come. in questo momento qui, dove si compra l'aggeggio per cuocere al vapore? Ma io l'avevo comprato da Media World, però secondo me adesso se vai su Amazon lo trovi. Ma ecco, magari non fa parte dei beni di prima necessità, quindi non ti arriva subito. Però sai che avevo sentito anch'io questa cosa che Amazon invia solo beni di prima necessità, eccetera, eccetera. No, no, invia tutto, è una questione di tempistiche. Ci sono delle cose che arrivano. Io ho No, io Amazon ho Prime. ordinato una cosa che assolutamente non è di prima necessità, e cioè l'aggeggio con cui adesso sto facendo la diretta per tenere fermo il telefonino, perché prima facevo tutto un accrocchio di cose così. Mi è arrivato, vabbè, io sono cliente Prime, mi è Anch'io. arrivata il giorno dopo. Era Prime, è arrivato. È una specie di selfie stick di tre piedi, no? Per tenere fermo il telefono, visto che stiamo facendo le dirette, queste cose qua, in questi giorni mi serviva. Mi chiedono, Roberta Mitica, sei con l'infradito? No. Che smalto usi nei piedi? I soliti feticisti dei piedi. No, non sono No, con. io rosso, siete contenti? Piedone smalto rosso, dormite felici? Ora, Roby, se basta così poco a far felici gli uomini, se vogliono sapere di che colore c'è lo smalto, glielo dico pure, fosse questo il problema. Il mio non è Bordeaux, ma non ci arrivo. È Non ci arrivo, Bordeaux. non ci riesco. Vedi, anni e anni di yoga. Ma quando mai? Oggi mi è arrivata una vignetta bellissima con una che ha scritto: da quando ho scoperto lo yoga E non ci mi è riesco. cambiata la vita, e c'ha una bottiglia di vino in mano che si chiama yoga. Una volta esisteva un succo di frutta che si chiamava yoga, quando ero Vabbè, ma c'è piccola. ancora, eh? C'è Sì? ancora. Secondo me sì. Boh, Ma non lo so. scusami, non me l'avevo dato in treno, fammi vedere. Ah no, no, no. Perché quando vado, devi sapere che quando vado in Puglia, Ciao, devi sapere che quando vado in Puglia, io spesso ci vado col treno notte, anzi, lo so, ti vedo. ieri sera dovevo partire, ieri sera c'avevo il treno. Vado col treno notte perché? Perché se io voglio andare in Puglia in aereo, devo andare o a Bergamo o a Malpensa e prendere i voli low cost, no? Però devi andare all'aeroporto, andare in macchina o col trenino. Cioè, alla fine il viaggio ti dura un'infinità, però poi arrivi giù anche stanca, perché comunque il viaggio, l'aereo, le cose. E ormai non è che si trovano più i voli a 30 euro, perché c'è sempre scritto, poi quando entri dentro, sì, se non li prendi, se li prendi molto prima, magari sì. Una volta ho scoperto il treno notte, bellissimo, cioè il treno notte parte tipo alle 8:50 dalla stazione di Milano, quindi io ci vado con la metropolitana, salgo in treno, mi mangio un Dormi, panino, svegli a casa tua. prendo il vagone letto, di solito c'è o quello da 4 o quello da 3 di solito costa di più perché è più piccolo, ma è un solo letto castello con dentro lavandino, però siccome molti non sanno neanche che ci sono questi compartimenti a 3, spesso fanno le offerte all'ultimo momento. Io ci dormo tranquillo, io mi addormento, proprio leggo un po' di libro, mi mangio un panino in treno, mi addormento e mi sveglio alle 7:38 del mattino che sono a Ostuni, cioè non è che arrivo a Bari o a Brindisi, arrivo a Ostuni e quindi da lì in 10 minuti sono a casa, cioè, capito? Le ho perse per un po', è arrivato un corriere. Che cosa ti è Wow. arrivato?
Paola, vogliamo sapere che cosa ti è arrivato, cosa hai comprato? Ma comunque a me il treno piace molto per viaggiare. Ah, io quando mi muovo per lavoro viaggio quasi esclusivamente in treno. Ho imparato a ottimizzare il tempo, in treno faccio un sacco di cose, vabbè, a parte studiare, prepararmi per la trasmissione, quello che devo fare, ma scrivo, rispondo, faccio, No, metto c'è pure Frankie Lambretta, l'uomo dei bastoncini Findus. Oh, sei sempre più buono, Frankie, comunque. in ordine. Flavio Gombone. Noi ci vogliamo Eh? mettere il gommone, beato lui. E quindi faccio un sacco di cose. Per esempio, metto in ordine le foto del cellulare, le scarico sul computer, mi porto il mio computer portatile, Sì. e dopo un po' il cellulare sono miliardi di foto. In treno, quando non ho niente da fare, nessuno mi disturba, attacco così e faccio il passaggio delle foto dal cellulare al mio computer, dove poi le tengo tutte in ordine, divisi per anni e cose così. A casa uno non c'ha mai tempo, non c'ha mai voglia di mettersi lì seduto un'ora o 2 ore a fare questo lavoro. Io lo In faccio. Villa, treno lascia stare invece. Riccardo che l'ho visto prima io. Lascia stare Riccardo che l'ho visto prima io. Lascia stare Riccardo che l'ho visto prima io. Ascolta, a proposito di uova di Pasqua, stavano scrivendo. Adesso vi racconto una cosa, è una cavolata, eh. Però io a Roma ho un bar pasticceria di famiglia da 40 anni. Ma veramente? Sì, ma adesso è tra l'altro uno dei più quotati d'Italia. Si chiama Pasticceria Bompiani. Se vai a guardare su Facebook, fanno delle cose. Ma di una bellezza e di una bontà allucinante. Ma io ci sono cresciuta là dentro perché io sono nata a Edimburgo, in Scozia, ma sono cresciuta a Roma i primi 6 anni della mia vita. Vivevo in Appia Antica e mio padre proprio lo gestiva il bar. Quindi io andavo in pasticceria col cucchiaio, mettevo le mani dentro la macchina che buttava fuori gli spaghetti di marron glacé per fare la torta al Mont Blanc, Non la tanto, crema no. pasticcera. Cioè, io proprio ci vivevo in pasticceria. E mi ricordo quando ero piccola, quando arrivava Pasqua. La cosa che mi emozionava di più è che mio papà mi regalava sempre un uovo di Pasqua con dentro una cosa, una sorpresa mia, Da cioè lui. il braccialettino d'argento, perché ce la metteva dentro lui, ce la faceva mettere dentro lui. Cosa è successo? Che un paio d'anni fa Daniele per Pasqua, già cioè Daniele so che voleva un Casio, sai, quelli Sì, proprio orologico sì. quelli classici che lo vendevano anche da Decathlon, quindi non era un regalone, chissà che cosa, però non volevo regalarglielo così, volevo farglielo trovare nell'uovo di Pasqua. E quindi mi era venuta quest'idea, perché tanto i bambini è inutile che gli vai a spendere 40 euro, 20 euro, anche 10 euro per l'uovo di Pasqua bello, perché loro quello che vogliono è la sorpresa. Alla fine il cioccolato quasi sempre finisce nelle pance di noi mamme, perché è sempre così, perché loro vogliono 12 uova e la nonna, e questo, e quello dell'Inter, quello è. E poi alla fine il cioccolato che so mangia io. Quindi 2 anni fa ho detto, sai cosa c'è? Io adesso compro l'uovo al supermercato che costa di meno. E ho comprato proprio un uovo da, non lo so, 6 euro, 5 euro, una schifezza. Ho chiamato in pasticceria e mi sono fatta spiegare come fare ad aprire un uovo. Con la lama Ma se calda tu. del coltello, come l'hai Eh? fatto? Con un coltello Ma il riscaldato. problema non è tanto aprirlo, il problema è chiuderla. Ok, Chiuderlo, eh sì. allora prendi il coltello caldo e lo tagli, ma quello è facilissimo. No, ragazzi, era alle 11, Claudio, la diretta, però la ritrovi qui per 12 ore. Comunque io la metterò su YouTube. Claudio chiede, ma non era alle 12, a mezzogiorno? No, no, era alle 11, però la trovi per dove 24 ore dura. Ciao Fabio. Quindi prendi il coltello, con la lama del coltello lo apri e quello è il minore dei problemi. Poi cosa fai per chiuderlo? Adesso vi faccio vedere. Prendete una pentola, ok? La mettete sul fuoco, la scaldate un po', dopodiché la girate, prendete le due metà dell'uovo, fate leggermente così con le due metà dell'uovo, E si scioglie un po' ovviamente la cioccolata e dopo tac. proprio si scalda poco poco e le mettete una sopra l'altra. L'unica cosa che vi raccomando è ricordatevi di mettere dentro la sorpresa, perché tu ridi, ma io una volta l'ho fatto, ho chiuso l'uovo perfetto, Hai sai, detto che poi ho brava che mandato sono l'occhio stata. lì, ho detto porca zozza, l'orologio era fuori, me l'ero dimenticato. Tu sei suonata come un campanaccio No, comunque, ero talmente devo dire. concentrata su Ti rimettere insieme. volevo dire una cosa delle uova di Pasqua. Allora, devi sapere, lo sai sicuramente, lo sa anche sicuramente chi ci sta ascoltando, quest'anno
non si possono fare, no, i banchetti per la strada, le cose così. Ci sono un sacco di associazioni benefiche che fanno fundraising e raccolgono fondi vendendo le uova di Pasqua, le colombe, gli ovetti, le cose. Comprate Che hanno quello. lì depositi pieni di questa roba e che non hanno potuto vendere come hanno sempre fatto per la strada. E allora, perlomeno qui a Bologna c'è stata una catena solidale molto forte, tutte le associazioni si sono messe un po' d'accordo tra di loro, così hanno cercato di spargere la voce e di far sì che noi potessimo acquistare queste uova di Pasqua ugualmente, pur non potendo uscire, non potendo andare ai banchetti. I volontari si sono resi disponibili per portarle a A casa, per Milano non ho farle. sentito niente del genere, però. No, da No? noi pensa a tutte le associazioni, quelle, Io sono diciamo, in mille chat, mi arriva di tutto e questa cosa qua non mi è in arrivata, peccato città, però. le associazioni che in città sono più, le più, diciamo, famose, più conosciute, da noi c'è l'ANT, l'AIL, insomma, tante associazioni, ma che sono anche di carattere nazionale, hanno fatto così, vedi, qua dicono AIL c'è, infatti c'era AIL, c'era ANT, Adesso aspetta che me lo scrivo e e le quando. uova le abbiamo comprate così, perché al supermercato, ok, ci sono anche al supermercato, va bene, uno se vuole comprare un uovo va al supermercato, sicuramente spende un po' meno così, però se vogliamo fare del bene, possiamo fare, aiutiamo le associazioni che in questo momento soffrono, perché naturalmente nessuno fa donazioni, insomma abbiamo altro a cui pensare così, e hanno anche tutti questi depositi pieni di uova che avevano fatto già preparare prima, avevano ordinato prima di tutto questo casino, vedi Agiop, Bimbo Tu qui a Bologna. Come si fa, Roberta? Andate sul sito dell'associazione che volete sostenere e vedrete che sicuramente Avevo. troverete delle indicazioni di questo tipo, perché quasi tutte le associazioni erano già pronte per questa vendita e non l'hanno potuta fare perché non si possono fare i banchetti per la strada. Io ho fatto così, ho preso delle colombe, delle uova di Pasqua e ho fatto così, ecco. Adesso vado a guardare, mi sono segnata Agip, Ail e Aveo. Sì, Tu ma allora, Puffo Rosso, ti ho fatto vedere lo smalto. Adesso smetti di spaccare i valori, se no ti blocco, ok? Adesso non esageriamo, stiamo parlando di beneficenza, stiamo parlando è mollala lì con questo smalto dei piedi. Se no ti blocco. Io sono buona e carina, ma quando poi mi girano, mi girano. Dicevi, Roby, scusami. sì, dice strano che non Sì, mandano le è mail. vero, Intanto l'ho Claudio. ricevuto via mail, ho ricevuto un tantan WhatsApp. Un WhatsApp che è girato e so addirittura che alcune associazioni le hanno finite perché la gente si è messa insomma nei panni un po' di queste persone e C'hai ragione, Claudio, dovrebbero mandare mail, però mandate. Adesso facciamo una bella cosa. Noi che siamo qua in chat, quando chiudiamo, andiamo a guardare e se troviamo delle informazioni utili di associazioni della nostra città, prendete il link e condividetelo nel chat che avete. Fatelo girare Facebook, Instagram, perché comunque oggi è ancora venerdì, non credo che tutti abbiano già comprato l'uovo magari alla non colomba. arriverà proprio per domenica, arriverà la Chi prossima se ne settimana. frega? Comunque, dai, Ci le uova di sono anche un Pasqua. sacco di ricette fantastiche per utilizzare il cioccolato avanzato e le colombe avanzate. Poi, magari facciamo una Guarda, quel diretta su cioccolato, la quello. prossima volta ti do la ricetta della mia mousse al cioccolato che è top. Com'è? Top! Top, però Io una volta teniamola avevo per la fatto prossima volta. le polpette di panettone. No, vabbè, Villa, ma ci sono questo. anche le uova virtuali. Io voglio le uova da magnà. Adesso, vabbè che Sì, sto a ci sono dieta, anche però. le uova virtuali, che vabbè, sarebbe una donazione che uno fa delle Ci sono associazioni. anche sono le uova virtuali, ma perché si fanno le donazioni? Sì, si fa una donazione, loro virtualmente ti dicono hai comprato un uovo ed è una donazione. Però per chi ha dieta è una figata. È una figata per chi ha dieta, è Uova vero. virtuale mi piace. Comunque io ho perso 3 kg nell'ultima settimana. Ah, solo tu. Beh, Perché? oh, qualcuno lo deve pur perdere, Vorrei ci sono fare gli un altri che sondaggio prendono. fra tutti gli italiani e vedere Hai chi. ragione Claudio, basta virtuale, guarda come ti capisco, veramente. Eh Le sì, uova certo. vere per i bambini, per noi Siamo grandi tutti un po' virtuali. adattati. Barbara, la diretta dura un'ora? Allora Sì, sta per finire. sta per finire. Allora, intanto, prima che finisca così, boom, a coda di topo, voglio fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, a te, a tutti quelli che ti seguono, che mi seguono, che ci seguono. Bravo Flavio, ha fatto una donazione di 5.000 euro per le popolazioni bisognose, bravo. Bravo Flavio, fantastico, bravissimo. Anche in Italia ci sono tanti bambini che hanno bisogno. Io sono testimonial di Save the Children si sta occupando dei bambini italiani, delle famiglie, dei punti luce che non riescono neanche a mettere un piatto a tavola. Quindi chi può, faccia.
Ci sono 28 secondi, sono rimasti 26 secondi. Ci rivediamo venerdì prossimo con le ricette del dopo Pasqua, con le Con le cose ricette del avanzate. riciclo del dopo Pasqua. Ciao Barbie, un bacio Tanti grande e buona auguri, buona Pasqua. Pasqua. Auguri a Auguri, tutti. auguri, auguri. Ciao a Love tutti. you. Ciao ciao. Ciao Franghi, ciao Riccardino, ciao Simo, ciao a tutti.